Sì, è un tema molto delicato, nel senso che abbiamo delle sfide importanti, come diceva Giampaolo prima, abbiamo anche istituito all'interno proprio della regione Veneto, perché insomma sappiamo che il Veneto ha subito tra gli anni 90 e gli anni 2000 davvero una fase epidemica sulla flavescenza dorata che ovviamente ha colpito in maniera dura tutta la filiera vitivinicola e proprio effetti che poi hanno portato anche per decenni a soffrire da questo punto di vista per diversi anni. Per cui credo che sia quanto mai indispensabile oggi un'assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo viticoltore, perché sappiamo che l'aspetto della prevenzione è fondamentale e quindi oggi cercare di salvare il proprio vigneto e intervenire anche sul proprio vuol dire anche assicurare a quello del vicino ovviamente un effetto di prevenzione che vada in qualche maniera a creare le condizioni per combattere questo fenomeno. È quella sicuramente quella che dobbiamo fare, è un'azione politica da una parte, perché se da una parte siamo impegnati anche a difendere le nostre come dire, i nostri prodotti da quelli che sono spesso e volentieri attacchi a livello europeo su quella che è l'identità, su quella che è la qualità, su quella che è ovviamente l'indicazione geografica che ci hanno tutelato, che ci devono tutelare ovviamente in questi anni, dobbiamo anche dall'altra affrontare il problema climatico e affrontare il problema appunto della flavescenza dorata. Abbiamo istituito all'interno ovviamente della regione Veneto, come facevi vedere poc'anzi nelle slide, che queste misure appunto di lotta e di prevenzione, proprio un'unità organizzativa fitosanitaria che è incardinata proprio all'interno della direzione agroambiente, che ha proprio questa funzione di presidiare, di monitorare e di adottare tutti quegli interventi ovviamente sugli insetticidi mirati, in modo che si riesca anche con l'aiuto e il sostegno di appositi bandi, che tra l'altro poi ricorderò perché insomma, ci sono dei bandi importanti che scadono proprio il 14 dicembre di quest'anno e quindi varrebbe la pena anche da questo punto di vista sfruttare questa linea di contribuzione che aiuta in quelle azioni plurime che vi dicevo appunto prima. E dall'altra sicuramente il legame della fluorescenza dorata riguarda anche l'utilizzo dei fitofarmaci, perché sappiamo che un particolare fenomeno che ci aiuta nel contrasto è proprio quello che riguarda l'utilizzo di fitofarmaci. E qui si apre un altro tema importante, un bel dibattito delicato. Sappiamo che l'utilizzo di fitofarmaci in agricoltura derivano dalla famosa direttiva nitrati, che anche sentivo prima parlare di acqua, sentivo prima di parlare dell'utilizzo ovviamente dell'acqua, e anche È più questa. bello parlare di acqua che di fitofarmaci, però so che è un argomento difficile, ma proprio per questo l'ho lasciato a te. Grazie, ti sono molto grato di questo. No, dicevo appunto, quindi è un tema molto delicato perché ovviamente riguarda il sistema dell'agricoltura e quindi la funzione dell'agricoltore a 360 gradi. Quindi questa assunzione di responsabilità che l'agricoltore in sé deve ovviamente avere, ma dall'altra parte bisogna che la politica metta nelle condizioni l'agricoltore di poter agire nel migliore dei modi. Tra l'altro, sapete che la Regione Veneto ha avuto anche una procedura di infrazione aggravata proprio dalla Commissione europea per diciamo queste misure nell'ambito delle azioni che la Regione Veneto come la Regione Lombardia sul contenzioso legato alle azioni proprio rafforzative per limitare ad esempio l'apporto di azoto, che sappiamo essere un altro tema delicato perché le questioni che frequentemente i nostri agricoltori sollevano sono proprio quelle dell'utilizzo del tenore proprio dell'azoto, che ovviamente oggi è pari all'1%
per tutti i fertilizzanti, ma molti ritengono che questo sia un tenore di azoto che dovrebbe mirare e dovrebbe mutare, diciamo, in ragione anche delle caratteristiche del suolo e delle colture, perché credo che sia importante anche far capire che noi abbiamo una conformazione geografica e territoriale che non è comune in altre parti d'Europa, e quindi anche instaurare questo tipo di percentuali dell'utilizzo ovviamente devono tenere in considerazione le esigenze caratteristiche dei territori che e qui in questa zona ad esempio abbiamo sicuramente un aspetto anche collinare e anche la difficoltà ovviamente di andare a coltivare le nostre colline con pendii molto ripidi, con la difficoltà ovviamente anche di creare proprio le condizioni ottimali. È evidente che dobbiamo utilizzare anche degli indici, dei criteri diversi in base a questo tipo di caratteristiche. Dicevo, la Regione ad esempio ha una serie di impegni che sta portando avanti proprio nell'adozione delle azioni cosiddette biosostenibili, che evidenziano proprio le misure adottate anche con quello che è il famoso CSR, cioè il completamento di sviluppo rurale, perché ci consente di mettere in piedi una serie di bandi che anche qui saranno prossimi alcuni di... E questo è un argomento molto interessante. E questo è un argomento molto interessante, so che ci tenevi che potessi dare qualche annuncio in questo frangente. Allora vi dico che per quanto riguarda la lotta proprio alla fluorescenza dorata, entro dicembre, entro questo prossimo mese, la Regione Veneto istituirà un bando proprio per i contributi a favore del settore vitivinicolo, in particolare di quei viticoltori che hanno subito danni a causa della fluorescenza dorata. Abbiamo 1,5 milioni che arriva ovviamente da un fondo statale, e la Regione Veneto beneficerà di 460.000 euro che verranno proprio attribuiti, e in queste prossime settimane uscirà il bando. Entro febbraio 2024 ci sarà la ripetizione del bando che è stato emesso con la ristrutturazione dei vigneti per la stagione 2024-2025. E anche qui ci saranno a disposizione più di 13 milioni di euro che verranno ovviamente la domanda sapete che può essere fatta da REPA, e più o meno i criteri saranno quelli che sono stati anche oggetto della delibera di giunta regionale della scorsa annata, e quindi ci sarà la possibilità sostanzialmente di entro il mese di febbraio di poter accedere a questi nuovi fondi, e credo che questo sia anche un bando che dovrebbe, da quello che insomma il lavoro che stiamo cercando di fare, tenere in considerazione anche delle specifiche sulla premialità. E la premialità è importante perché, come dicevo prima, proprio nelle zone di difficile lavorazione, in particolare le zone cosiddette ripide, dove la pendenza del terreno ovviamente è difficile, rende anche difficile diciamo la coltivazione, in questo caso nelle pendici, ad esempio nelle mie zone del Soave, piuttosto in queste zone ovviamente le colline trevigiane, ci sarà la possibilità in questo bando, a quanto insomma ci è dato sapere anche per il tipo di lavoro che abbiamo fatto, di introdurre dei criteri di premialità che consentirà proprio a queste zone di poter beneficiare di qualche contributo in più. Grazie Alberto Bozza, quindi Forza Italia in agricoltura c'è? No, ci siamo, sappiamo che noi abbiamo fatto delle battaglie importanti proprio partendo dal Veneto, se ricordate sul Prosecco ormai fortunatamente partita chiusa, ma anche su Nutri-Score siamo stati uno davvero dei primi gruppi che hanno posto attenzione a questa scellerata idea a livello europeo di alcuni paesi di dover etichettare i nostri prodotti di qualità, i nostri prodotti come ad esempio il vino, utilizzando diciamo così degli spot, degli spauracchi come avviene nelle pacchetti delle sigarette, giusto per capirci. È stata una battaglia importante che abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti. Devo dire che da questo punto di vista il ministro oggi Tajani, prima grande esponente di competenza a livello europeo, ha dato davvero una grossa mano, e credo che in queste battaglie il Partito Popolare Europeo, di cui noi siamo orgogliosamente
diciamo membri, sia un'assunzione di responsabilità importante, perché essere oggi in Europa vuol dire contare nel paese, in quella che è anche la governance politica europea, e credo che come partito noi ci siamo. E dal Veneto stiamo dando dei segnali importanti, chiedendo al governo protezione e sostegno, ma soprattutto sappiamo che la vera partita noi in questo momento per i nostri prodotti, per la nostra qualità e soprattutto per la nostra regione, che da questo punto di vista è davvero foriera di grandi eccellenze anche per il lavoro e gli investimenti che sono fatti nella tecnologia agricola in questi anni, credo che debbano essere tutelati, tanto più in un momento delicato come quello che vedrà impegnati noi tutti nelle prossime sfide. E siccome l'agricoltura è un comparto fondante, io credo che l'agricoltore oggi deve andare riscoperto non solo dalla politica ma dell'intero sistema paese, non solo perché ne abbiamo necessità, ma perché non dobbiamo mai dimenticarci che è un patrimonio d'orgoglio della pagina del nostro paese.